Radio Cusano TV Italia. Ben ritrovati da Valerio Toma, una nuova puntata di Respubblica. Oggi continuiamo a parlare di mobilità, un argomento fondamentale in vista della fase 2 che appunto si terrà il 4 maggio. Ne avevamo già parlato appunto, avevamo cercato di capire quali possono essere i modelli più efficienti da adottare per appunto affrontare questa fase, quando difatti una parte dei lavoratori in Italia tornerà ai propri impieghi. L'avevamo fatto insieme al direttore dell'ISFORT Carlo Carminucci, e vi invito a rivedere la puntata se ve la siete persa su YouTube, sul canale Radio Cusano TV Italia. Oggi invece rivolgiamo la nostra attenzione su Roma, la nostra capitale, che ricordiamo non ha un sistema di trasporti pubblico molto efficiente, se poi diciamo lo paragoniamo, no, alle altre capitali europee. E la nostra domanda è proprio questa: se effettivamente questo sistema riuscirà a reggere questa fase iniziale, questo graduale ritorno alla quotidianità, e se di fatti riuscirà anche a rispondere alle esigenze di questo periodo eccezionale, ovvero da un lato certo garantire l'efficienza, dall'altra però anche garantire il distanziamento sociale e quindi diciamo evitare i possibili assembramenti. Ebbene, lo facciamo insieme al segretario dei Radicali Roma, Francesco Mingiardi, è membro della presidenza del comitato Mobilitiamo Roma. Ben ritrovato segretario, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno segretario, allora partiamo dal fatto che appunto i tecnici dell'ATAC, l'azienda municipalizzata che appunto gestisce il trasporto pubblico a Roma, sta iniziando a sperimentare, no, tempi e modalità per poter permettere al sistema dei trasporti di ripartire e chiaramente per garantire ai romani la possibilità di prendere i mezzi in tutta sicurezza. Ora però abbiamo visto, e magari mandiamo anche le immagini che ci fanno vedere ad esempio la stazione di San Giovanni alle prese appunto con la fase 2, ecco, vediamo che emergono le prime criticità, tempi allungati e chiaramente file molto più lunghe, quindi con il rischio anche di assembramenti. Una domanda iniziale: lei crede che in riferimento alla fase 2 si presenteranno delle criticità? È molto probabile, anzi è quasi certo, purtroppo. Quello che succede, che noi rileviamo, lo diciamo da anni, è che a Roma la mobilità funziona senza una previa verifica del rapporto fra domanda e offerta. Questo non è stato mai fatto in passato in maniera adeguata, e quindi non si sa di fatto quanta gente si sposta a Roma. Ci sono delle ipotesi. E non si sa quali siano le linee più interessate. Questo è un problema molto, molto serio. Tant'è vero che la RAD, la sindaca, nelle prime diciamo uscite pubbliche su questo argomento, ha detto che sarà necessario prendere questi dati dalle società di telefonia mobile. Questa cosa però andava fatta già molto prima. Bisogna vedere a regime qual è il rapporto fra domanda e offerta, dove si muovono i romani. E quindi sarebbe stato possibile muoversi con grande anticipo su l'organizzazione, la progettazione della mobilità in questa fase 2. E quindi siamo in grave ritardo, purtroppo. Ecco, segretario, bisogna tener conto anche che l'obiettivo, quello
di far salire, no, meno persone sui mezzi, dall'altra però garantire una maggiore frequenza delle corse. Quindi bisogna incidere sulla frequenza. Ora la mia domanda è questa: effettivamente il parco mezzi del trasporto pubblico romano diciamo è abbastanza ridotto? Sappiamo che dovevano arrivare 300 autobus in questo mese, ad aprile, chiaramente l'emergenza Covid-19 ha bloccato tutto, quindi questo è, diciamo, la mia domanda. Si riuscirà a garantire la frequenza delle corse con un parco mezzi di questo tipo? La mobilità è molto semplice. O tu garantisci un numero di mezzi, un'ampiezza di mezzi adeguata alla domanda, o tu garantisci una frequenza molto elevata adeguata alla domanda, e quindi non hai il problema del numero dei mezzi. Il discorso è che noi a Roma siamo in ritardo sia come numero di mezzi e ampiezza di mezzi generale, ma l'ampiezza, insomma, non è tanto quella che conta qui, ma siamo in grave ritardo anche sulla possibilità di far circolare i mezzi. Tant'è vero che noi questo problema lo abbiamo individuato già da tempo, stavamo lavorando, avremmo depositato, purtroppo poi si è tutto fermato, una proposta sull'automazione della linea A e della linea B, che cerca proprio di recuperare il gap della frequenza, cercando di aumentare il numero delle persone che si possano spostare su queste metropolitane, che è al momento un gravissimo problema. Il fatto che ci siano dei bus in arrivo, purtroppo solo per l'estate, è una cosa che ci viene detta. Io non capisco per quale motivo una commessa così importante si debba essere bloccata per il coronavirus, francamente è una cosa abbastanza incomprensibile, no? Abbiamo sempre visto che i servizi, diciamo, essenziali, le fabbriche importanti, insomma, hanno continuato a lavorare. Una fabbrica che in teoria, un sistema che avrebbe dovuto garantire la risposta di Roma al problema mobilità, in teoria non avrebbe dovuto fermare. Il fatto che si sia fermato è una cosa abbastanza anomala. Dovranno arrivare questi 300 rotti pullman ad aprile, arriveranno, dice, entro l'estate, non lo so. Questo la dice lunga sulla comunque difficoltà che questa amministrazione, ma in generale comunque la burocrazia ha nel gestire problemi con una certa frequenza. Lo stiamo vedendo un po'. Senta, a proposito della sindaca Raggi, allora il primo cittadino ha inizialmente proposto, anche in riferimento al breve medio periodo, la possibilità di potenziare le piste ciclabili. La bicicletta è una soluzione? No, guardi, io faccio outing, io vado sullo skate. Quando vado in giro per qui, mi trovo all'estero con la famiglia, a Londra, sono stato in Spagna diverse volte, io giro la città in skate. Addirittura ci sono delle città, non so, per esempio in Spagna, che nei marciapiedi hanno le mattonelle, va bene? Roma, purtroppo, è una città molto indietro da questo punto di vista. Uno, se pensa di girare col monopattino o con lo skate elettrico, quello che è, rischia molto, purtroppo, perché la manutenzione non è adeguata a questo tipo di circolazione, e non è adeguata neanche alla circolazione delle biciclette. Peraltro, anche qui bisogna capire dove si va a parare. Cioè, noi immaginiamo una Roma piena di traffico, con tante persone da sole dentro la macchina, e allora non vedo uno spazio per le biciclette, francamente. Vedo un rischio per le biciclette, sinceramente. E comunque Roma è una città, diciamo, fatta anche di salite e discese, non è un contesto semplice da gestire in questo modo. Secondo me quello che bisognerebbe fare invece è intensificare la frequenza dei mezzi pubblici di superficie. E ci sono delle possibilità che sono anche al vaglio, devo dire, dell'amministrazione. Una, quella che, diciamo, naturalmente è venuta in mente a tutti, è quella di estendere il servizio pubblico anche alle società, diciamo, private, sì, non, diciamo, di proprietà dell'ATAC. E questa sarebbe forse una soluzione, diciamo, più seria, perché qua noi abbiamo 1400 mezzi pubblici che circolano a Roma, in teoria questa è la capacità di offerta di ATAC, di questi 1400 mezzi già non circolano circa il 95%, e tutti sappiamo delle grandi file che si formano. Sì. Ne servirebbero probabilmente altri 1000, 800, 1000 per riuscire a
coprire i gap, diciamo, del distanziamento, che il distanziamento impone. Stanno facendo delle simulazioni, nell'ora di punta la metro A porta 1200 persone, e stanno facendo delle simulazioni per cui ne potrà portare circa 200, 120 addirittura. Insomma, sono numeri veramente, veramente bassi. Quindi, come coprire questo gap? Bisogna inondare Roma di servizio pubblico e d'altro canto bisogna anche stare attenti che la mobilità privata non renda, diciamo, impossibile la circolazione. Quindi tutto questo come lo fai? Andava studiato a monte, evidentemente, non mi stancherò mai di ripeterlo. Tutto quello che regola la mobilità presuppone uno studio di domanda e offerta, e quindi bisogna monitorare, come i cittadini, le persone a Roma si muovono. Però, volendo immaginare, diciamo, una situazione da regolare oggi senza avere questi dati, quello che si deve fare necessariamente è trasportare al massimo il servizio pubblico. Ci sono, i fondi ci potrebbero essere, su questo se vuole qualcosa si può dire perché. No, ecco, questo sì, lo vorrei approfondire, però a proposito di fondi, ecco, voglio arrivare a questo punto. Allora, l'ATAC ha chiesto 200 milioni di euro per evitare il fallimento. E voi dite che ci sono fondi, loro però dicono il contrario, nel senso che mancano i fondi. Voi siete stati molto critici da questo punto di vista. Sì, siamo stati critici perché io mi rendo conto che questa situazione ha fiaccato un po' tutte le imprese di mobilità, però fra tutte le imprese di mobilità, probabilmente quelle che hanno servizi di trasporto pubblico sono quelle meno fiaccate per ovvi motivi, perché innanzitutto hanno un contratto di servizio, quindi continuano ad avere un corrispettivo per il servizio che stanno erogando, peraltro hanno un servizio ridotto e a quanto pare dovrebbe essere così, continuano a percepire il corrispettivo integrale. Non solo, il servizio che svolgono è un servizio molto meno costoso. Hanno ripetuto fino allo sfinimento che a Roma il servizio costa abbastanza, anzi molto, perché cosa, conti fatti costa circa 7,50 euro fra, diciamo, contributi pubblici, quindi tasse Sì. e bigliettazione. Costa così tanto perché ci dicono che costa così tanto perché a Roma c'è il traffico. Il traffico cosa fa? Ferma la frequenza, rallenta la frequenza. Certo. Ora, in questo periodo di lockdown, non ci dovrebbe essere stato questo problema, quindi la frequenza sarà stata sicuramente più alta. Un'impresa capace di gestire il proprio sistema di costi avrebbe dovuto risparmiare molto in questo periodo. Non solo, ATAC ha avuto 4.000 persone in solidarietà, e quindi di fatto non pagate con i soldi di ATAC. 4.000 persone sono una bella percentuale del totale. Noi sappiamo che ATAC, la voce di costo più importante di ATAC è proprio la voce personale. Quindi io mi domando, dove ha fatto tutte queste perdite ATAC? Loro dicono la bigliettazione. E io qua dico una cosa molto semplice. Se è un po' una provocazione, devo dire, se loro avessero deciso di mettere a gara il servizio, avrebbero potuto farlo secondo il modello, per esempio, milanese, per Sì. Al cui la bigliettazione va a comune. incrementare le casse del comune, non della società, e Sì. quindi non avrebbero avuto nessuna perdita, avrebbero avuto un guadagno. Ora, con questo cosa voglio dire? Loro guadagnano, ATAC guadagna circa 250 milioni l'anno dai biglietti, una cosa del genere. Quanto avrà potuto perdere un mese e mezzo? 30, 40 milioni? A dir tanto? E perché parlano di 200 milioni? Parlano di 200 milioni perché ATAC era una società fallita. Il concordato di ATAC non ha mai retto, ATAC non è stata mai salvata. È una storia che ci raccontano. Purtroppo adesso i nodi vengono al pettine, stanno cercando di fare una cosa simile all'Italia, cercano di approfittare un po' della crisi per incamerare più soldi, perché più soldi servono perché stanno con l'acqua alla gola, purtroppo, domani. Allora io dico, accetto la sfida, ci sto, chiediamo 200 milioni, tra l'altro già una gran parte di questi arriveranno, eh? Cioè 110 milioni arriveranno verosimilmente perché c'è un fondo di 600 milioni che il governo metterà a disposizione e ne arriveranno a Roma una quarantina. Poi saranno anticipati, vabbè, questa è solo un'anticipazione, i fondi governativi che passano dalla regione, circa 48 milioni che devono arrivare normalmente verso giugno e arrivano invece prima, arriveranno prima. Ci saranno poi dei fondi regionali di circa 20 milioni come integrazione della cassa integrazione, cioè della solidarietà,
ma ci sono dei soldi che arrivano. Il comune ha già riconosciuto 11,6 milioni di euro. Ecco, segretario, allora appunto come investire questi fondi che arriveranno? Allora, io li investirei per un grande progetto sulla mobilità a Roma. Niente di futuristico perché troppo senza la vera progettazione di un piano di mobilità che non è un, devo dire, purtroppo non è per niente un, ma un serio piano di progettazione di mobilità. L'unica cosa che si può fare è intervenire sul banale, su quello che dovrebbe essere l'ordinario. L'ordinario è un trasporto pubblico di adeguato alla domanda di mobilità. Quindi come si può fare questa cosa? Si può fare immaginando oggi la struttura di una possibile gara a Roma. Come potrebbe essere fatto? Potrebbe essere fatto intanto dividendo la città per zone e portando più operatori a operare su Roma e quindi attingendo dal settore privato, offrendo a loro i lotti della città, immaginati secondo quello che dovrebbero essere almeno in minima parte insomma, la conoscenza di come la di qual è la domanda di mobilità a Roma, e quindi facendo entrare di fatto i privati a supporto di ATAC. Questo dovrebbe essere fatto. Ovviamente i privati dovrebbero essere pagati, ci mancherebbe, e quindi parte di questi soldi potrebbero essere destinati a questo servizio. Si potrebbe iniziare a disegnare in corso d'opera, conoscendo e registrando a questo punto sì con le app la domanda vera di mobilità, che cosa i cittadini chiedono, per poi disegnare una gara che purtroppo non è per niente pronta per la prossima scadenza del 2021. Che Noi sappiamo che, ricordiamo poi, insomma, sì, perché la corrisponde gara è alla nel fine 2019. dell'amministrazione. Sì, Quindi, insomma. corrisponde. Infatti, guardate, bisogna chiamare le cose col loro nome. Quello che la sindaca ha fatto non è diverso da quello che fanno molto spesso gli amministratori del territorio. Cercano di passare la patata bollente all'amministrazione che subentra. A Roma è successo questo, niente di più, niente di meno. La storia del concordato preventivo, sicuramente cosa ha fatto? Ha differito, e lo stiamo vedendo, differito, non evitato, il fallimento di altri. Ora, a chi ha passato la palla? Ha passato la palla a chi ci sarà il 2021. Probabilmente potrebbe non esserci la Raggi, anche se questa situazione la sta premiando da molte ogni suo merito. Però è evidente che c'è un differimento del problema. Il problema viene spostato in avanti senza però alcuna reale condizione. La sfida sarebbe adesso disegnare una proposta oggi per far funzionare la mobilità nonostante tutto. Se tu metti su Roma pullman che hanno le stesse dimensioni dei bus di ATAC, non dovresti avere più quei problemi che si paventano oggi. Tu metti il doppio dell'offerta in campo, anche se ogni mezzo dovesse trasportare il 30, il 40% dei passeggeri, questa cosa sarebbe gestibile. Ok, un ultimo aspetto, segretario. Parliamo del referendum. Ora ricordo ai nostri telespettatori il vostro referendum che avete appunto proposto. A dicembre il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto la validità appunto del referendum che proponeva la messa a gara del servizio pubblico di Roma, pur non avendo raggiunto il quorum, anche se gli stessi giudici lo hanno riconosciuto come illegittimo. Ora, la sindaca Raggi non ha difatti proclamato il risultato. Voi avete chiesto che almeno venisse la motivazione della giunta venisse appunto discussa previo dibattito in aula consiliare. Ecco, ci può aggiornare in merito alla situazione? Mi pare comunque che tutto sia rimasto a lettera morta. Ah sì, guardi, noi abbiamo, forse a differenza di altri partiti, soprattutto in questi giorni, abbiamo un grandissimo senso di responsabilità. Non abbiamo evidentemente né depositato la delibera che era pronta sull'automazione della linea A e della linea B, che in realtà servirebbero tantissimo proprio in questo momento, anche se sono cose che si approntano, diciamo, nel giro di un po' di tempo, non basta con qualche settimana, quindi sarebbe stato inutile, diciamo, depositarla come una soluzione emergenziale. Non abbiamo neanche
messo la sindaca di fronte alle proprie responsabilità. È vero, avevamo parlato col presidente dell'Assemblea Capitolina, il quale si era detto disposto a discutere sulla messa a gara perché noi abbiamo vinto il referendum, come ha attestato il TAR. Però non abbiamo voluto in questo momento mettere pressione alla sindaca, che sarebbe obbligata, che è obbligata a proclamare i risultati. Proclamare i risultati cosa significa? Proclamare la vittoria del sì, che cosa significa? Significa dire che i cittadini romani vogliono un servizio che sia affidato in maniera trasparente, tramite gara. Però perché, mi scusi segretario, perché comunque il referendum in termini di partecipazione ha registrato una bassa affluenza, se non sbaglio il 16%? Come mai? Cioè i romani sì, sicuramente si rendono conto che è un sistema, quello che hanno davanti, inefficiente, però al tempo stesso poca gente è andata a votare. Guardi, il perché ha a che fare, sembra un po' retorica come cosa, ma il perché ha a che fare con la gestione del potere in mano alla politica. Gli strumenti di partecipazione popolare non sono una cosa nella quale noi crediamo come una verità svelata, una cosa a cui far ricorso sempre, sono una cosa complementare all'ordinario esercizio della democrazia rappresentativa. Abbiamo assistito increduli mentre il nostro percorso referendario andava avanti alle sparate del ministro, dell'allora ministro Fraccaro, il quale non faceva altro se non rappresentare proprio la necessità di dare spazio alla voce referendaria, la voce dei cittadini, perché in realtà proprio quella cosa là garantisce, e quindi di dare spazio come? Eliminando ogni quorum, perché il quorum è uno strumento di potere da parte che ha il bottino in mano. Cioè il quorum consente di far fallire il referendum, di abbattere la partecipazione. Questo è proprio quello che è successo. Se a Roma sono andate a votare il 16% delle persone, in realtà sono andate a votare comunque 400.000 persone. Cioè la più grande manifestazione popolare a livello locale mai avuta, 400.000 persone. Quindi non proprio poche. Comunque perché erano solo, vogliamo dire solo, 400.000 persone? Erano solo 400.000 persone perché nessuno lo sapeva. A Roma non se ne parlava. Dice, la sindaca ci ha detto chiaramente, siamo andati a parlare più volte con lei, che non aveva la possibilità di fare un'informazione capillare sul referendum, che avremmo dovuto farla noi. Però poi io mi domando per quale motivo su un regolamento niente affatto innovativo come quello sul regolamento di polizia urbana, per quale motivo abbiamo visto Roma inondata di cartelloni a forma di cartone animato con la faccia della sindaca, per quale motivo abbiamo sentito degli spot radio su questa cosa qua? Tutto questo non c'è stato col referendum. Cioè il partito della democrazia diretta, cosa che non siamo peraltro noi assolutamente, non è riuscito a investire su quello che era un loro la loro stella polare. Loro sono nati su 5 stelle, no? Non è vera questa cosa qua. Una di queste cose riguardava anche la partecipazione diffusa, popolare, e non hanno investito su quello che era un loro elemento fondativo, e l'hanno fatto perché per far fallire uno strumento popolare. Questa cosa è il motivo del fallimento, vogliamo chiamarlo fallimento. Io continuo a dire che, date le circostanze, data la totale assenza di informazione, dato il fatto che Radicali Roma, promotore di questo referendum nella forma del Comitato Mobilitiamo Roma, che ha accolto altre realtà, in realtà era una struttura con ridottissimi mezzi. Noi tutto quello che l'abbiamo fatto raccogliendo per strada non so quanto, forse 100, 110.000 euro, così, di euro in euro. Tutto quello che abbiamo fatto così, raccogliendo per strada i contributi dalle persone e comprando quel poco di spazio, di informazione, di pubblicità che abbiamo potuto comprare. Questo è stato il risultato di 400.000 persone. Secondo me è stato un risultato enorme, dati i mezzi. Lei immagini se si fosse mossa l'amministrazione. In questo momento a Roma ci sarebbe stato un dibattito, dal 2018 ad oggi, serio sulla mobilità, che avrebbe vagliato ogni possibile soluzione per rispondere al problema della mobilità, e non ci troveremmo adesso come ci stiamo trovando.
Continueremo ad alimentare questo dibattito e seguire gli sviluppi, no, della situazione che ricordiamo eccezionale, però è anche evidente che il sistema dei trasporti abbia i suoi problemi a Roma. Bene, il nostro tempo è finito, io ringrazio il segretario Radicali Roma Francesco Mingiardi per essere stato con noi e per averci dedicato del tempo. Grazie. Grazie a voi, alla prossima. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Vi ricordo, se vi siete persi questa puntata, potete andare direttamente sul canale YouTube Radio Cusano TV Italia. Un buon proseguimento da parte di Valerio Toma.